Expo Casa diventa anche punto vendita di arredamenti, con una vasta esposizione di cucine dalla forte personalità, dalla straordinaria modernità, a partire da 1.490 euro. Camere da letto dei marchi più prestigiosi a prezzi sorprendenti. Camerette per bambini Acanto con soluzioni su misura. Promozioni permanenti su divani in pelle, direttamente dalle aziende produttrici. Vasta esposizione di materassi, reti, letti e divani a partire da 100 euro. Expo Casa, specializzato in forniture per comunità, alberghi e uffici, lo trovi in Corso Calabria a Castrovillari. Primo match ball per Castrovillari, Saraceno non perfetto in ricezione, Foti innesca la Ganà, tiene vivo il pallone alla difesa di Castrovillari, attacco del capitano, pallonetto ma si attacca sulla rete, il numero 3, Nocera, 25-22, finisce il terzo set, si aggiudica 3-0 questo incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C maschile calabrese di pallavolo, la Gaspollino. La Gaspollino torna alla vittoria sul Parche Amico battendo la Luca Volley di Reggio Calabria con un secco 3-0, 25-21, 25-18, 25-22 lo score. Osservato prima dell'inizio un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione che ha colpito la Sardegna, decretato dai due direttori di gara, il signor Cupello di Paola, primo arbitro, e il signor Settembre di Diamante, il secondo. Poi inizia il match e la Luca vola a più tre, complici gli errori in ricezione dei castrovillaresi. Ritorna in partita immediatamente la Gaspollino e si giocherà punto a punto per tutto il primo set. Poi sul 19-20 entra sul parquet Capitan Fasano, tenuto a riposo da coach Campolongo per un fastidioso mal di schiena. Ed i locali accendono la freccia e volano sul 25-21 con un break di 5 punti del capitano, 2 in attacco e 3 sul suo servizio. Gli altri due set saranno fotocopia del primo, sostanziale equilibrio fino ai 20 punti, poi freccia accesa e sorpasso dei ragazzi di coach Campolongo e Trudo nel finale, senza rischiare più di tanto. Alla fine del match ai nostri microfoni il patron della Gaspollino, Aurelio Erbino. Grande match questa volta, presidente, ritorna la Gaspollino alla vittoria in casa con un 3-0 che non dà adito a nulla se non al fatto di aver visto comunque una bella partita. Peccato per le defaianze di atleti importanti come Paolo Nigro, come Capitan Fasano a mezzo servizio, però dopo tutto c'è da essere soddisfatti. È vero, oggi partivamo un po' con i migliori nostri atleti in panchina. Nelle ultime due settimane ci sono stati parecchi malanni fisici e quindi il coach aveva cercato di esordire con una formazione, diciamo, per dare spazio a chi non ha giocato nelle scorse partite, però poi a un certo punto ha dovuto richiamare in campo Capitan Fasano che alla fine del primo set ha fatto la differenza e ci ha permesso di fare il resto della partita in maggiore tranquillità. Comunque in generale una partita meno facile del previsto, vanno fatti i complimenti ai ragazzi della Luca Reggio Calabria perché sono tutti under 19, sono tutti ragazzi molto giovani ed è una bella squadra. Presidente, adesso la Gaspollino raggiunge quota 10, non sappiamo che cosa hanno fatto le altre, però il ritorno alla vittoria è una cosa molto importante. Qual è lo stato di salute di Paolo Nigro intanto? C'ha una contrattura sulla coscia destra molto non facile da risolvere, anche problemi con la spalla che si porta indietro dalla scorsa stagione. Per quanto riguarda il calendario, oggi dovevamo vincere perché la prossima settimana abbiamo un altro turno casalingo con l'ultimo in classifica, quindi si spera in una nuova vittoria. Poi abbiamo una trasferta impegnativa e concluderemo l'anno con una partita con una squadra molto forte, il Bisignano. Dobbiamo cercare di fare filotto per chiudere l'anno con quello che volevamo, cioè con una squadra che ha ambizioni di playoff sicuramente fra le prime quattro del campionato. La prova di Buracci assolutamente eccezionale, ha messo giù una serie infinita di palloni nei primi due set, nel terzo set avevano un po' preso le misure in posto 4, però poi la forza e l'elevazione di questo giocatore è incredibile. È vero, è vero, sembra la fotocopia del Bianco degli anni passati, c'è un atleta non molto alto ma con una forza esplosiva davvero ragguardevole. Oggi è stato schierato titolare dal primo punto e non ha deluso le nostre aspettative. Per quanto riguarda in cabina di regia, Michael Taverniti ha fatto il suo, tenendo conto che ci sono stati moltissimi errori in ricezione, oltre che quelli al servizio da parte di tutte e due le squadre.
Michael non ha fatto una grossissima preparazione fisica e sconta il fatto che purtroppo manca alla squadra un secondo palleggiatore del suo livello, quindi dovrà stare sempre in campo e ogni tanto qualche piccola defiance la possiamo capire. Grazie Presidente. Grazie a voi e ringrazio tutti i telespettatori.